Se ricordate, qualche giorno fa, nella rubrica In the Box, la rubrica di sport dedicata agli unboxing di Canne e Mulinelli, abbiamo parlato dello Scorpio. Oggi parliamo invece del Solaris SLS, il fratello maggiore appunto dello Scorpio. Maggiore perché le dimensioni di questo mulinello sono un pochino più grandi, a parità di taglia rispetto allo Scorpio. Il Solaris è un mulinello che nasce espressamente per la pesca spinning, per la pesca in mare, per la pesca alla trota laghetto, per la pesca con il galleggiante. Insomma, è un mulinello a frizione anteriore molto polivalente. Rispetto allo Scorpio, vediamo innanzitutto che ha una bobina più grande, più spaziosa, più ampia, dovuto al fatto che appunto è un mulinello diverso, forse meno finesse, ma più all round, più espressamente dedicato alla potenza. Anche in questo caso ci sono 5 cuscinetti a sfere più uno sul rullino guida filo, un rapporto di recupero 5-0-1 che appunto lo rende veramente polivalente, ci si può fare veramente di tutto, e 71 cm di filo recuperati per giro di manovella. Fluido e molto fluido, e anzi stupisce parecchio perché si tratta di comunque di un mulinello che ha un prezzo al di sotto delle 40 euro, quindi al di sotto delle 40 euro c'è un mulinello che ha fondamentalmente tutto. Max Drag abbastanza importante, come ci ha abituato Okuma in tutti i suoi mulinelli, è di ben 7 kg, quindi anche 7 kg ovviamente nella taglia 3000, che è quella che stiamo vedendo in questo video, quindi è un mulinello che è comunque potente. Lo stile, beh, non è appariscente come lo Scorpio, ma questi inserti blu sicuramente lo renderanno molto apprezzato dagli appassionati di spinning in mare. Capienza di filo, nel taglia 3000 parliamo di 300 metri dello 0,20 o di 130 metri dello 0,30, ovviamente in base alle taglie si sale e si scende con questo dato. Potete trovare tutti i dati ovviamente su sportit.com oppure in reparto a Seregno, dove Simone e Ettore possono aiutarvi nella scelta del mulinello. Una delle caratteristiche che ci piacciono è comunque, anche se non lo vedete in questo video, l'imbobinamento con il Cyclonic Flow Rotor, che è una tecnologia di Yokuma. Il filo si imbobina molto molto bene anche in una bobina così grossa e spessa. Sicuramente è un mulinello dedicato a chi vuole iniziare a pescare a spinning, sicuramente un mulinello dedicato a chi vuole un prodotto di qualità senza spendere cifre esagerate. È meccanicamente e tecnicamente un mulinello molto semplice, anche guardando l'alberino si nota come Okuma abbia ridotto al minimo gli orpelli di questo mulinello, dedicandosi alla sostanza e facendo tutto, realizzando tutto in metallo. Bobina ovviamente in metallo ed è dotata appunto di clip fermafilo. La frizione è interessante perché è micrometrica, è abbastanza precisa per un mulinello di questa fascia di prezzo. Insomma, per noi è un mulinello assolutamente promosso. Per il prezzo che ha, siamo sicuri che andrà a interessare e ingolosire una grossissima fetta di pubblico.